come tutti, Mauro da Mantova. Bazzoni, Mauro bazzoni da... anche a Mauro da Mantova, bacioni. Mauro da Mantova, Mauro, dimmi. Mauro. Un attimo. Oh. È il momento migliore quando sta in silenzio. Mauro. Ascolta. Dimmi, dimmi. Allora. Cerca di farti capire bene perché non si capisce allora, il cazzo ogni volta, dimmi. Ieri ha detto, io sono stato solo con mia moglie. Per forza. Cioè, ma ti sei visto che faccia da stordo che hai? Beh, non ho capito, è stato solo con di sua moglie. Di chi stai parlando? Di te, di te. Ma, sì, ma quello che ha la faccia da sergente Garcia lì. Quello che tu chiami spurgottardo. Bazzoni, Mauro da Mantova, bazzoni. Ma per cosa scomparla solo sua moglie? Cioè lo usano a comprare là a Santo Domenico? No, comprare nessuno ma compra. Questo ossessionato qui. Da mia moglie. Ma perché ossessionato? Ossessionato dalla mia vita felice. Ascolta, al mio paese. Tu che fai una vita di merda. Quelli sono con le figlie. Sai cosa fanno quando hanno 40, 37, 40, 45 anni? Fanno il viaggetto, ce ne vanno in Sud America e la prima che viene a molla... Ma portano a casa. Vabbè, ma adesso sì, povero cretino, ma io ne avevo 27, ignorante. Sì, ci amiamo e abbiamo delle figlie. Mauro, ma sei felice? Mentre tu sei da solo come un cane. Ti ricordi cosa disse il tuo deficiente Prato, chi? Lorenzo? Diceva, io il 12 maggio mai stato a Prato. No, che palle questa cosa. Vedi la solitudine cosa fa sui cervelli malati. Un uomo ma solo non me ne frega cretino. Niente di quello che faceva il 12 maggio. Povero stupido. Vabbè, andiamo, quanto prendi di reddito andiamo. Di cittadinanza? Malato da Mantova. Quanto prendi di reddito di cittadinanza? Io non so. Quanto costi alle casse degli italiani, malato da Mantova? È stata una colpa, io non so, Cosciani. No, se tu votavi no, ti rispondeva il supporto, la piattaforma. I congiuntivi? E allora? Ma non è vero, non è. Ma il complotto. Provare più tardi. Tu votavi sì, grazie per aver votato. Il complotto da Mantova. Non si capisce il cazzo, già non si capisce poco in generale. Pianificato tutto. Quanto prendi di reddito di cittadinanza mantenuto dallo Stato? Mantenuto dallo Stato, ti paghiamo con le nostre tasse, le tue puttanate, la tua connessione a internet. Cosciani, fammi parlare con te. Non vuoi parlare con il tuo ubriaco? Ho capito, sì, ma quanto costi alle casse dello Stato mantenuto che non sei altro? Zecca, sei una zecca. Sei una sanguisuga. Non produci un cazzo! Hai fatto la stessa trasmissione per andare nella radio di Mauro Lombardo e ti fa lavorare! Ragazzi, Mauro, sei tanto esperto di comunicazioni, ma devi migliorare le tue. Sì, il collegamento col cervello. Il collegamento col cervello devi migliorare. Non si capisce un cazzo. Gennaro da Caserta, ciao. Gennaro, dimmi. Ciao.